Ciao. Sei qui per l'appuntamento? Sei tu, piacere, Carlotta. Prego, accomodati pure. Siediti pure e mettiti comodo. Come va? Stai comodo? Perfetto. Allora, tu sei venuto per fare la barba e un po' anche i capelli. Puoi sistemare. Normale, perfetto. Che cosa vuoi fare? Vuoi togliere la barba? Un'aggiustata. Vuoi togliere tutto? Sei sicuro? Ok, perfetto. Un bel cambiamento. Allora, visto che dobbiamo andare, devo agire veramente molto sulla tua pelle a livello del viso. Che tipo di pelle hai? Una pelle sensibile? Una pelle bella tosta? Allora, forse conviene fare un trattamento subito prima che vada a addolcire lo strato superiore dell'epidermide. Poi ti metterò un asciugamano caldo, che è anche molto piacevole. E questo ti dilaterà i pori e permetterà a me di passare ad una rasatura molto, che avrà un impatto molto più delicato. Ti va bene? Questo permetterà anche, ci permetterà di evitare la ricrescita dei peli in maniera sbagliata, quindi eviteremo peli incarniti, arrossamenti. Va bene. Direi che intanto puoi sistemarti la poltrona. Aspetta, ti tiro su. Meglio. Hai il massaggio sia alla schiena che ai polpacci, lo puoi regolare da lì. Benissimo. Io ripeto, magari te ne eri dimenticato, però è la prima volta che sei con me oggi. Cioè che sei con me, oggi sei capitato con me. Bene, allora da adesso in poi relax totale. Puoi poggiare la testa sul poggiatesta e goderti questi minuti per te. Direi che possiamo cominciare subito con il trattamento addolcente, che ne dici? Rilassati. È una crema bio. Sono ingredienti naturali. Esatto, adesso ti andrò a mettere questo prodotto sul viso, fin sotto il contorno degli occhi. Alza un pochino il mento. Ok. Morbido e fresco, piacevole, fa piacere. Adesso prendo l'asciugamano riscaldato e te lo vado a posare sul viso, d'accordo? E starei così 5-6 minuti. Sei lì sotto. Ti vedo bello rilassato. Perfetto.
Rapidissima, toccati. Esatto, è come se ci fosse uno strato leggerissimo, più denso sopra la tua pelle. E questo era lo scopo. Bene, adesso procediamo a farti la barba. Andiamo. Asciugamani intorno. Così. Procediamo con la schiuma da barba. Vuoi il rasoio elettrico? No, vado con la schiuma. Vuoi il rasoio vecchio tipo o il rasoio normale? Quasi finito. Allora, eccoci qua. Certo. Vuoi fare la prossima volta i capelli? Ma sì, va benissimo. Tolto tutto. Specchiati, specchiati un po'. Uno strano effetto, vero? Allora andiamo a levare qualche residuo.
un filo di rossore sulla pelle. Nemmeno un po'. Dunque, adesso di solito cosa fai? Metti il dopo barba. Io in genere rimetto esattamente quello che ti ho messo prima, perché va a lenire in profondità la tua pelle. Fa qualcosa per le basette? Sì, ho la macchinetta se vuoi. Subito. Dov'è? Eccolo. Le vuoi solo sfoltire? Specchiati un attimo, vediamo un po' se sei soddisfatto. Bene, lasciamo un po' respirare la pelle, nel frattempo vuoi che ti spazzolo un po' i capelli? Sì, scusa, deformazione professionale. Guardati. Tantissimo, però bisogna farlo con i giusti prodotti, perché sai, se andiamo ad idratare la pelle con qualcosa di aggressivo, esatto, è proprio il poro, il bulbo pilifero, esattamente, ecco di qua. Senti la pelle morbida e vabbè, era esattamente questo lo scopo del trattamento. È una crema che si può mettere anche sulle mani, non va ad occludere i pori, non va a chiudere i pori e permette alla pelle di respirare ma allo stesso tempo di essere idratata. Ma perfetto. I capelli la prossima volta. Va benissimo. Si fa, può restare, aspettare che si asciughi il prodotto. Può restare tranquillamente, comodamente lì a farti massaggiare ancora dalla poltrona. Va bene? Perfetto. Figurati. Resta pure lì. Sì. Sì, resta ancora un po' qui a riposare.